Linee guida e raccomandazioni per praticare in maniera affermativa, con la popolazione transgender e di genere non conforme. Ho elencato e spiegato brevemente in un altro modulo quali sono le principali linee guida fondamentalmente rilasciate dall'APA negli anni, utili per praticare in maniera competente ed efficace con la popolazione TGNC al fine di soprattutto o principalmente evitare danni. E in questo modulo vado a riassumere i principali punti di queste linee guida, premettendo che sarebbe impossibile elencarle tutte e spiegarle tutte nel dettaglio. Per questa ragione, quella che offro in questa mia presentazione, in questo modulo, è semplicemente un riassunto dove spiego fondamentalmente linee guida che si ritrovano in diversi documenti proprio per la loro importanza ed utilità nel lavoro clinico con questa popolazione. La prima linea guida, evitare narrazioni transnormative. Nei loro incontri con i professionisti della salute, le persone TGNC riferiscono spesso di provare frustrazione causata dalle cosiddette narrazioni transnormative presenti sia nella società generale sia nel mondo della sanità. Una narrazione transnormativa è costituita dalle opinioni dominanti su cosa significhi essere transgender ed enfatizza un particolare e ristretto insieme di stereotipi a cui ci si aspetta che tutte le persone transgender aderiscano. Un esempio di aspettativa stereotipata che viene attribuita alle persone TGNC è che tutte le persone transgender sposino una narrazione personale basata sul possedere un corpo sbagliato. Un'altra aspettativa stereotipata comune, molto vicina alla prima, è che tutte le persone transgender si pongono come obiettivo del loro percorso di transizione quello di presentare ed essere percepite come cisgender. Questo è il concetto di passing, ovvero come un individuo il cui senso di identità di genere corrisponde al sesso e al genere attribuitogli alla nascita. Un ultimo esempio è l'aspettativa che tutte le persone transgender richiedano cure mediche. Il superamento di queste narrazioni transnormative consente lo sviluppo di un approccio alla cura che non sia riparativo o richieda come presupposto di partenza un senso di insoddisfazione con il proprio corpo. La domanda allora diventa: come può un professionista della salute evitare di aderire a queste narrazioni transnormative? Presento di seguito una serie di raccomandazioni che possono aiutare ad evitare di aderire a queste narrazioni. Mantenere una mente aperta. Mantenere una mente aperta può sicuramente aiutare, attraverso l'ascolto attivo ed umiltà culturale, a comprendere le molteplici identità che un paziente può presentare oltre che le sue esigenze uniche. In tal senso, è utile che il professionista chieda ai propri pazienti come vedono o definiscono il loro genere e quali pronomi preferiscano usare per riferirsi a se stessi, invece di dare per scontato questi aspetti. Autoriflessione. Inoltre, al fine di praticare in maniera affermativa e validante con questa popolazione, il professionista è chiamato a lavorare prima di tutto su se stesso attraverso l'autoriflessione. Ciò significa riflettere sulla propria comprensione del concetto di genere al fine di identificare e superare eventuali pregiudizi nei confronti di questa popolazione. Ciò include anche la messa in discussione delle proprie idee su cosa significhi essere un uomo o una donna, giungendo così ad ampliare le definizioni di ruolo di genere e di espressione di genere, ed esistendo dall'utilizzo di un sistema binario di genere. Evitare una posizione fittizia di neutralità.
Brown ha osservato che il pregiudizio eterosessuale nella consulenza e nella psicoterapia può manifestarsi in una cecità nei confronti dell'orientamento sessuale. Ciò si manifesta in una presunta neutralità ed un rifiuto di prendere in considerazione le specificità legate ad appartenere ad una condizione di minoranza sessuale. Questa presunta neutralità da parte del professionista sembra avere una funzione difensiva in quanto appare aiutare il professionista stesso a far fronte alla propria confusione e frustrazione generata dall'identità ed espressione di genere dei loro pazienti. Educazione e competenza. Va ricordato che i pazienti TGNC non sono responsabili di educare i propri operatori della salute o di assisterli nella comprensione dei loro sentimenti relativi all'identità di genere. Non esiste una destinazione prefissata. Passando ora ad aspetti più legati alla pratica clinica con tale popolazione, è importante che non venga assunta a priori alcuna destinazione del trattamento e che non venga fatta alcuna pressione rispetto alla direzione del viaggio che i pazienti decideranno di intraprendere. Ciò si traduce nel non dare per scontato che tutti gli individui TGNC siano scontenti della propria identità di genere o presentino si sintomi di disforia di genere, e nel comprendere che non tutti questi pazienti si pongono come destinazione finale quella di passare come uomo o come donna. Il principio di autodeterminazione, che si traduce nell'offrire uno spazio in cui il paziente si senta libero di esprimere le proprie opinioni e desideri, dovrebbe essere sempre rispettato, in quanto va ricordato che il paziente conosce se stesso ed il proprio contesto. A questo proposito, va tenuto presente che i modi in cui le persone TGNC si presentano socialmente ed il modo in cui gestiscono la propria transizione possono essere sfumati e complessi. Questa diversità giustifica la necessità da parte della persona TGNC di condividere il loro percorso di transizione in maniera ed a livelli diversi a seconda di molteplici fattori come la sicurezza personale, il contesto o l'ambiente in cui vive ed il tipo di relazione in questione. Valutazioni iniziali. Queste sfumature possono essere colte attraverso un ascolto attivo durante il processo di valutazione iniziale. Alcuni punti salienti da considerare durante la conduzione delle valutazioni iniziali, così come durante l'intero processo di trattamento, sono, per esempio, il retroterra culturale, razziale ed etnico, l'età, lo stato di disabilità, il contesto sociale in cui il paziente vive, la facilità o difficoltà di accesso ai servizi di transizione, la storia personale di migrazione, se presente. La raccolta di questo tipo di informazioni è utile al fine di identificare i fattori che potrebbero rappresentare un ostacolo al pieno coinvolgimento nel trattamento. Alleanza di lavoro. Inoltre, il processo valutativo serve anche a formare un'alleanza di lavoro fra paziente e professionista che faciliterà poi l'intero percorso. L'alleanza di lavoro può essere facilitata quando il professionista esprime comprensione ed empatia verso le esperienze di trauma, discriminazione, vittimizzazione e rifiuto vissuto dalle persone TGNC nel corso della loro vita, così come descritti nella teoria del minority stress. Trasparenza ed onestà. Una vera e propria alleanza di lavoro non può che fondarsi sulla trasparenza ed onestà da parte dei professionisti stessi riguardo il modo in cui la possibile presenza nel paziente di una diagnosi psichiatrica concomitante, comorbidità, potrebbe ostacolare la transizione. Il timore di vedersi negato l'accesso ai servizi desiderati giustifica la reticenza dei pazienti TGNC a divulgare l'estensione della propria vittimizzazione passata, delle proprie aspettative future e della profondità della loro transfobia interiorizzata. Risorse. Infine,
Parte integrante del lavoro degli operatori della salute che lavorano in questo campo è l'essere informati sulle risorse esistenti per la popolazione TGNC nella comunità in cui operano. La conoscenza e la condivisione di queste risorse sono di fondamentale importanza in quanto queste possono aiutare i pazienti a superare le barriere che spesso incontrano nel loro, percorso di affermazione di genere. Questo è il concetto di advocacy. Lo sviluppo di sentimenti di appartenenza e connessione con la comunità trans non aiuta soltanto a superare le barriere al trattamento, ma facilita anche l'accesso a fattori di resilienza attraverso la condivisione di esperienze tra pari. Questo tipo di condivisione solitamente favorisce lo sviluppo di capacità di coping a livello di gruppo. Per esempio, attraverso l'apprendimento di tali strategie, gli individui TGNC possono imparare competenze e ricevere il supporto necessario per attutire gli effetti della discriminazione e della violenza a cui sono spesso esposti. Riassumendo, i principi generali alla base del modello affermativo di salute rivolto a persone TGNC possono essere così riassunti. Le variazioni di genere non sono disturbi, non sono disturbi. Vi sono infiniti percorsi di genere. Ogni percorso di genere è positivo, nessun percorso è privilegiato rispetto ad un altro. Le presentazioni di genere sono diverse e variegate a seconda della cultura di appartenenza. Il genere è un intreccio di biologia, sviluppo, socializzazione, cultura e contesto sociale. Il sesso è un costrutto fluido e non binario. I problemi psicologici concomitanti, talvolta presenti in persone con presentazioni non conformi di genere, non sono per forza correlati, ma in alcuni casi lo sono, ad alcuna patologia interna all'individuo, ma bensì alle reazioni della società verso espressioni non conformi di genere. Faccio vedere in questa slide semplicemente un riassunto, un elenco delle raccomandazioni e delle linee guida che ho descritto più in dettaglio nel corso di questa mia presentazione. Concludendo, secondo questo modello, l'obiettivo del trattamento non è quello di riparare il genere, ma piuttosto quello di fornire alle persone TGNC uno spazio sicuro e validante per esplorare ed esprimere il loro autentico genere e per costruire o rafforzare la resilienza di cui avranno bisogno per far fronte, ad un mondo non sempre pronto ad accettarli. Altri obiettivi sono alleviare lo stress derivante dall'appartenere ad una minoranza sessuale e sviluppare una rete di supporto sociale, positivo intorno alla persona TGNC stessa. Questo è il concetto di salute di genere, ovvero l'opportunità di vivere nel proprio genere in modo autentico, senza proibizioni o inibizioni. E in un modo che permette l'espressione del loro vero sé, di genere. Parte integrante di questo approccio è la necessità da parte del professionista della salute di mettersi in discussione, di mettere in discussione le proprie opinioni rispetto al genere ed evitare di esporre il paziente ad una esperienza invalidante del suo vissuto interiore. Infine, secondo questo modello, il professionista dovrà anche uscire dalla propria stanza di consultazione per relazionarsi con le istituzioni sociali in cui il paziente vive, al fine di agevolare la costruzione di un ambiente che sia il più sicuro ed inclusivo possibile, per la sua espressione, di genere. A tal fine, la collaborazione fra il clinico e la rete sociale in cui la persona TGNC, vive è fondamentale.